Questa è l'area dell'ippodromo di Tor di Valle, che è una zona completamente deserta della città, qui non c'è niente intorno. Su quest'area il Consiglio Comunale vorrebbe portare 1 milione di metri cubi, dicendo che c'è interesse pubblico e soprattutto dicendo che qui intorno c'è la città e quindi servirebbe come ricucitura. Ecco, io sfido chiunque a trovare qualche pezzo di città qui intorno. Su quest'ansia naturale del Tevere erano già arrivati gli occhi del costruttore Luca Parnasi, che nel 2011 aveva progettato il nuovo quartiere di Roma. L'interesse si riaccende con la legge nazionale sugli stadi, che riduce l'iter approvativo e garantisce gli investimenti dei privati. Lo studio di fattibilità per lo stadio della Roma, presentato dall'Ornova del gruppo Parsitalia, prevede, oltre alla realizzazione dell'impianto sportivo da 60.000 posti, hotel extra lusso, ristoranti, negozi ed il nuovo polo direzionale, il Business Park, totale dell'investimento intorno al miliardo di euro. Fermo restando che lo stadio è un'infrastruttura importante, però come dire, serve a uno scopo specifico, l'interesse vero della città è invece che questo business park, che serve, come dicevo, il cui equivalente in termini di superficie utile lorda è misurato sulle quattro opere pubbliche che sono di interesse generale, può essere effettivamente un'altra delle scommesse di questa città. Questo è l'insieme della proposta, con la parte dello stadio che è realizzata su quest'area e poi la parte, diciamo, del parco e la parte, diciamo, del centro direzionale. Il piano regolatore di Roma qui prevede il mantenimento dell'attività sportiva. Per rendere, insomma, digeribile un interesse pubblico che non c'è, che non è possibile dimostrare, si regalano 1 milione di metri cubi alla Società Sportiva Roma perché in cambio di quelle cubature, la Società Sportiva Roma costruirà le infrastrutture che poi verranno gestite dal pubblico, che porteranno allo stadio. Io ho ritenuto di dare un voto contrario alla delibera che ha avviato, diciamo, l'iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Dovevamo semplicemente dare una valutazione sulla fattibilità e sull'interesse pubblico del progetto. A mio avviso, questa delibera non è stata istruita correttamente, cioè non ha dato a tutti i consiglieri che dovevano votarla gli strumenti adeguati per farsi un'idea proprio sulla fattibilità e sull'interesse pubblico. Noi non sappiamo, non ci sono indicazioni esplicite, non c'è un piano gestionale di come questo business park effettivamente potrà essere in grado di garantire questa sostenibilità. In altre parole, c'è richiesta sul mercato? Tutti sappiamo che non è così. A Roma abbiamo già moltissime cubature di direzionale che sono vuote. La realizzazione dello stadio e del business park sarà retta da capitali privati, dalla Cordusio e Servizio Italia, le due fiduciarie di Unicredit e BNL che detengono le quote della Parsitalia Real Estate di Luca Parnasi. Il costruttore ha già in cantiere un polo direzionale all'inizio della Via Pontina, che prevede anche la nuova sede della provincia, voluta da Enrico Gasbarra e Nicola Zingaretti, operazione da 263 milioni di euro. La direttrice che dal centro, cioè dall'area dei Fori Imperiali, attraverso la Colombo, l'Eur, la Fiera di Roma e l'aeroporto di Fiumicino è stata individuata in tempi assolutamente non sospetti, quindi anche durante la campagna elettorale, come una delle direttrici di sviluppo, un vettore territoriale di sviluppo di questa città. Lo stadio si propone all'interno di una di queste, all'interno proprio di questa direttrice. Questo è il disegno di quelle che sono le opere che in qualche modo vengono riconosciute di interesse generale. Sono elencate qui, sono la viabilità di collegamento con la Roma Fiumicino, la riunificazione dell'Ostiense e Via del Mare, il prolungamento della metro, il ponte pedonale e la sistemazione del fosso di Vallerano. L'equivalente è 195 milioni di euro. Questi 195 milioni di euro si trasformano in 242 mila metri quadri di superficie utile lorda che vengono sommati ai 112 mila che già oggi si possono fare nell'area e porta ai 354 mila metri quadri di edificabilità complessiva dell'intervento. L'altro aspetto sulla fattibilità, e questo riguarda anche le condizioni che la delibera ha messo, tutte le opere ad esempio di mobilità, a noi è stato detto semplicemente che queste diventano le condizioni.
ed è molto difficile che noi riusciamo ad ottenere che queste opere siano realizzate contestualmente allo stadio. Si dovrebbe uscire rafforzando la capacità e la prerogativa di controllo proprio dell'amministrazione comunale, che comunque deve essere un organo terzo che poi è quello che rilascerà il permesso a costruire, che è quello che deve valutare, appunto, come dicevamo, la fattibilità, la sostenibilità, la congruità di tutto il progetto. Si dice che c'è un interesse pubblico a trasformare quest'area quando, appunto, in 50 anni di pianificazione non era mai stato previsto nulla. Delle città inglesi fanno lo stadio nel cuore delle città, perché così la gente, i bambini, vanno a fare scuola di calcio o scuola di altre attività sportive a piedi. Non devono prendere e fare 10 chilometri come sarà per lo stadio della Roma. In questa città esistono decine e decine di luoghi che sono abbandonati nonostante siano stati costruiti di recente. E dunque l'unica operazione che potrebbe fare un comune che guarda al futuro e ha a cuore i destini della città è quella di dire che questi luoghi che sono ormai nel limbo, no, del non utilizzato e dell'utilizzato vengano utilizzati. In attesa che il progetto definitivo per lo stadio della Roma arrivi in regione, la Procura ha avviato due filoni di inchiesta. Uno riguarda la compravendita dei terreni di Tor di Valle da parte dell'Ornova di Luca Parnasi, mentre l'altro vuole far chiarezza sull'iter che ha portato alla delibera comunale contenente il pubblico interesse del progetto.